Ciao a tutti amici! Dopo anni di silenzio ho deciso di riprendere in mano questo divertentissimo format che ci mostra i più bizzarri accoppiamenti di cognomi. Tutti accoppiamenti realmente esistenti, scovati da me quando vado in giro. E qual è il miglior modo di entrare in questo mondo se non aprendo una porta gigante? Ma facendo molta attenzione, perché dentro potremmo trovarci dei pelosi brutti. Oppure dei soldati toscani, che, armati fino ai denti, potrebbero darvi delle botte col martello. O pugnalarvi al cuore con un numerico pugnaletto, dei guerrieri che sono particolarmente propensi a fare la guerra di sabato. Gli altri giorni della settimana magari se ne stanno un po' più tranquilli. Un saluto quindi a Saiyan Lauda che ha scovato questo accoppiamento, che in realtà è un tris. Uno dei più pericolosi però è di sicuro il terribile marmoreo. E di che cosa è fatto? Di marmo, giustamente. Se sei francese, levati, che non voglio avere nulla a che fare con te. E se non ti levi dalle balle, ti lego e ti butto in un bianco fiume freddo, così ti viene la polmonite, e ti ci butto come se fossi un gruppo di vecchi cenci. Se invece sei greco, sei piuttosto contestabile, quindi stai attento a quello che dici, altrimenti potresti finire come il tuo compagno, sotto una pietra. Attenzione se avete pochi soldi perché lo spagnolo costa. Un saluto a Giorgi Sacchizze che l'ha scovato. Quando ho fame invece mi magno Natalino. E qui non c'è abbastanza gente che si chiama Luca. Ci vorrebbero più Luca. No, Franco no, ma un Oscar basterebbe. Oppure anche un Roman. Basta però che l'è piccin, così occupa meno spazio. Se per caso invece non dovesse esserci abbastanza spazio, scaccia Bubba, che così ci facciamo stretti stretti e ci sta anche un inchiostro magro. Se proprio poi invece non ci stiamo, la getto la troia. Un saluto a... mio Dio, come cavolo si legge... Zran Rakovic? Sergian, forse... Rakovic. Vabbè, certo che a volte quelli che mi consigliano i cognomi hanno i nomi più strani dei cognomi che mi consigliano. E con questo per oggi possiamo anche finirla qua. In questa puntata non voglio votare un migliore perché sono tutti più o meno ugualmente divertenti. Al massimo commentate voi con quello che avete preferito. Vediamo un po' come va questo video e nel caso vada bene ne farò anche altri. Nel frattempo, se siete nuovi da queste parti, vi consiglio di andarvi a vedere le tre puntate precedenti più i due speciali monotematici sul cibo e sull'erba. Sono risate assicurate. Prima di chiudere però, come sempre, un saluto e un grazie a tutti i miei Patreons. Questa volta non sto a ripeterli tutti a voce, altrimenti poi questi saluti e questi ringraziamenti mi vengono più lunghi del video stesso. Questo è un video corto e quindi facciamo un'eccezione alla regola. Ciao!